Qui Andrea Cuomo da Radio Vostok in collegamento con Patrizia Cecconi, presidente dell'associazione Oltre il Mare da Gaza. Ciao Patrizia. Raccontaci Ciao Andrea, allora, vuoi sapere com'è il tutto. tempo per esempio? Sì. Il tempo è notevolmente migliorato e mi sto godendo dei tramonti meravigliosi e diciamo anche se non fa precisamente caldo, soprattutto in alcune zone, però è arrivato il sole, un sole invernale ma sole, quindi sono passati quei giorni molto 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 brutti della settimana scorsa e sono tutti molto felici, devo dire, almeno di questo, di altro sappiamo com'è la situazione, ma di questo sono felici e il porto di Gaza, visto che io abito vicino al porto, e il porto di Gaza è un, come dire, veramente un buon termometro della situazione perché si vedono moltissime persone, ragazzi, famiglie, eccetera, che vanno serenamente a prendere il sole al porto, a passeggiare. Quindi, ecco, la situazione dovuta alla natura ci fa piacere. Eh? La striscia di Gaza, dal punto di vista della natura, in questo periodo si sta bene. Poi, Poi, vuoi sapere cosa ho fatto oggi? sicuramente sono 2 giorni che non ci aggiorniamo, raccontaci, le tue Dunque, esperienze. i giorni passati sono stata molto in giro per campi profughi da nord a sud, però non vorrei ripetermi più di tanto, sia perché un po' di cose le ho già dette nell'altra intervista, e sia perché ci sono degli articoli di giornali che stanno girando e poi i miei post. Quindi io mi fermerei sulla giornata di oggi perché è abbastanza significativa, almeno dal mio punto di vista. E abbastanza significativa perché sono andata in un piccolo, no, piccolo veramente non è, in un campo profughi tra Deir al-Balah e Khan Yunis, quindi verso il sud, e un campo profughi dove non va mai nessun internazionale, perché sai che su tutte le cose c'è sempre poi in qualche modo un passaparola che poi fa conoscere quello che, di cui poi veniamo a conoscenza un po' tutti, no? Ecco, di questo campo, di cui ti dirò il nome tra poco perché ho dovuto scriverlo, perché per me è abbastanza impronunciabile, di questo campo non avevo mai sentito parlare e sono stata invitata da un'associazione, da alcuni pedagoghi e psicologi che si occupano di bambini con difficoltà. E mi era stato detto se volevo andare a vedere una delle loro iniziative di integrazione tra bimbi cosiddetti normodotati e bimbi invece handicappati, e io sono andata oggi, appunto. Sono andata, c'è anche un piccolo giallo che è così divertente, direi alla fine, ma lo racconterò alla fine. Allora, sono andata e è stato un po' complicato raggiungerli perché nessuno conosceva questo posto, perché il problema della lingua non è cosa da poco, ma per fortuna qui si usa passare il telefono al tassista. Quando parlo di tassista, non immaginare che vado in giro in taxi perché faccio, che ne so, la signora, perché il taxi è l'unica possibilità di movimento. Ci sono taxi collettivi e taxi qualche volta individuali, laddove i collettivi non ti portano. E comunque qui si usa appunto passare il telefono al conducente e quindi si intendono in arabo e non soltanto per un problema di lingua, ma proprio anche per un problema di luoghi che magari per qualche motivo, non da escludersi quello di un'ultima aggressione che ha modificato così l'assetto territoriale, per qualche motivo insomma loro hanno i punti di riferimento, cosa che io assolutamente non ho, quindi loro si intendono e dopo un po' arrivi. Abbiamo girato molto, il mio tassista ha chiesto a molte persone perché, anzi, ogni tanto è tornato indietro. Ecco, perché ti sto dicendo questo? Non per dei dettagli insignificanti, ma proprio per dirti che se avessi parlato, che so io, del campo di Calandia, sto parlando ora di West Banka, o anche di altri campi profughi qui, sarebbe stato facile rintracciarli. E c'è questo, è un po' così, meno conosciuto, potremmo dire abbandonato oltre che da Dio anche dagli uomini. E nonostante questo ci sono delle associazioni locali
che si occupano proprio di questo problema di integrazione dei piccoli con degli handicap, per cui mi sembra una sorta di plusvalore questo, sicuramente insomma un valore aggiunto comunque, perché da noi è abbastanza normale, ma qui dove l'emergenza diventa routine, occuparsi di questo problema e quindi invitare le famiglie, fare integrazione anche con le famiglie, non solo tra bambini, mi sembra veramente una cosa molto molto pregevole. Dunque mi sono trovata in questo posto e finalmente, dopo giri lunghissimi, e sono entrata e ho visto un grande cortile abbellito per quanto possibile da disegni, da murales, e in questo grande cortile giardino, insomma, giardino è una parola un po' grossa, ma insomma un cortile con qualche pianta, e c'erano moltissime donne, parecchi uomini e moltissimi bambini, bimbi sulla sedia a rotelle, bimbi con le stampelle, bimbi con handicap mentali e bimbi invece sanissimi da tutti i punti di vista, e che giocavano in qualche modo insieme, facevano dei giochi di squadra organizzati dagli psicologi e dagli educatori e sembravano abbastanza sereni. Devo dire, molto sinceramente, che non ho visto quell'allegria che vedo sempre nei gruppi di bambini sciolti così come puledri selvatici. Ecco, qui invece erano un po', forse un po' contenuti dalla situazione, quindi quelle risate matte che fanno questi bambini oggi non ho avuto il piacere di sentirle. E, ma, sorridevano, diciamo, ecco, ma non c'era proprio quella grande vitalità che trovi per le strade, anche se li trovi a piedi scalzi, nonostante magari piova o faccia freddo. Però ecco, diciamo che forse l'istituzione, anche se molto buona, anche se molto attenta, forse l'istituzione da un punto di vista è una cosa ottima in questi casi almeno, da un altro punto di vista spegne un po' quella spontaneità vitale che questi bimbi hanno. E comunque niente, sono stata praticamente afferrata. Perché mi è stato chiesto un'intervista da Tizio, un'intervista da Caio, col mio inglese da capra, puoi immaginare che interviste, però insomma loro dicevano che erano chiare, gli piacevano e va bene. E non è che mi facessero un'intervista perché era arrivato chissà chi, ma proprio perché lì non arriva mai nessun internazionale e quindi mi hanno pregato di far conoscere l'esistenza di questo campo e di questa associazione che lavora con i bambini. Nella situazione specifica io non amo mettere foto di bambini così, mi sono state chieste alcune foto e qualcuna la metterò e mi è stata chiesta, te lo comunico in anteprima e se qualcuno sente l'intervista lo saprà in anteprima, mi è stata chiesta con grande calore anche la foto di una bimba, come dire. Insomma, una ragazzina stranamente, incredibilmente intelligente e che è come se avesse soltanto la testa, nel senso che ha una testa di grandezza naturale, forse anche un pochino di più che naturale, e il corpo può entrare in un cestino, tanto che mi ha ricordato un romanzo che lessi di Nigro un po' di anni fa, non volevo metterla, poi ho fatto dei ritagli per renderla, diciamo, meno fenomeno da barcone, ecco, cosa che non voglio assolutamente, però sono stata pregata, ma veramente caldamente pregata dalla madre, dagli educatori, in particolare da due educatrici e dalla bambina stessa, Sì. la quale parlava perfettamente in inglese e in pochi minuti ha imparato tre frasi di italiano. Questo così per dire la situazione. Bene, questi bambini insomma giocavano con e senza sedie a rotelle, con e senza stampelle e con e senza problemi di tipo psichico. Ero abbastanza convinta che la maggior parte di questi bambini su sedie a rotelle fossero frutto avvelenato di Israele. E devo dire, perché credo che l'onestà intellettuale insomma sia fondamentale, e devo dire che invece non è vero.
Qui Israele non ci ha messo mano, non direttamente almeno, e questi bambini sono così per alcuni dalla nascita, in quel caso Israele potrebbe entrarci, ma non ne abbiamo prova diretta, altri per incidenti, diciamo. E perché dico potrebbe entrarci? Perché tu sai che con piombo fuso e poi ancora con margine protettivo, le armi usate da Israele hanno lasciato sul terreno metalli pesanti che hanno una efficacia terribile e negativa sui bimbi che devono nascere, soprattutto se le mamme erano incinte di pochi mesi nel periodo in cui c'è stata l'aggressione. Questo non è che me lo invento, ci sono studi pubblicati su questa cosa, per esempio il molibdeno pare che sia spermatotossico, oppure altri metalli pesanti rimasti appunto sul terreno e pare che producano delle mutazioni genetiche. E infatti moltissimi bambini non ho avuto occasione di incontrarli. Anche perché molti di loro non sono neanche sopravvissuti, moltissimi bambini sono nati con delle terribili malformazioni. Parliamo di cose, insomma, beh, lasciamo andare, comunque cose veramente terribili. Ecco, forse quindi in qualche caso, come può essere questo di questa bambina di cui ti parlavo, in qualche caso potrebbe anche entrarci, ma non ne abbiamo prova. Ciò che è rimasto sul terreno dopo le diverse aggressioni con armi vietate da parte di Israele. Comunque la giornata, a parte adesso questo aspetto che sembrerebbe così triste, invece non era triste per niente, perché erano tutti appunto molto così colpiti dal fatto che ci fosse un'europea, insomma si vedeva, no? Era un'europea. E quindi sono stata accolta come se fosse arrivata, noi diremmo qui, la Madonna. E sono stata accolta benissimo e la cosa che loro mi hanno chiesto e che sto facendo e che seguirò a fare in modo, diciamo, sistematico è stata quella di far conoscere la situazione e ovviamente anche, se possibile, avere un sostegno per rinforzare il lavoro che fa questa associazione che si occupa di questi bambini. Cosa che farò adesso, ne sto soltanto parlando, ma poi scriverò qualcosa in modo da così essere un pochino più, come dire, efficiente. Patrizia, Questa è la mia giornata. puoi dirci il nome Allora, aspetta dell'artista un del secondo che campo? lo devo cercare. Dunque, il programma, di questa associazione si chiama, Smile to Gaza, no, scusami, Smile for Gaza, un sorriso per Gaza. E l'associazione, si chiama, aspettami un secondo soltanto, dunque il campo si chiama Alawots Camp, e ti ho detto è tra la Khan Yunis e Deir el-Balah, e l'associazione, se riesco a vedere il nome perché anche lì mi è un pochino complicato. Ho le foto e devo tirare giù le foto per vederlo. Abbi ancora un secondo di pazienza. Ti posso dire che il logo dell'associazione vede bimbi in carrozzella e bimbi normali che ridono insieme, normali intendo senza problemi di natura fisica, e questo mi sembra già molto carino. Allora, vediamo un po'. Ah, un'altra cosa, ecco che guardando le foto ora stavo vedendo, hanno anche una specializzazione, chiamiamola così, per i bimbi autistici. E mi hanno portato poi nel loro centro, che non era lì dove si faceva la festa, mi hanno portato nel loro centro e mi hanno fatto vedere la stanza dove ci sono tutti i disegni fatti dai bimbi autistici. Alcuni di questi non parlano, proprio non parlano per niente. E i loro disegni invece sono molto efficaci, ho potuto fotografarli, anzi erano contenti che lo facessi e quindi poi li faremo conoscere. Un momento che provo a dirti il nome dell'associazione. Allora, eccola qui. Vabbè, in arabo non riesco, però per fortuna poi c'è la traduzione in inglese, Heartbeat Youth Center. E questo è il nome, comunque la scriverò, ti manderò tutto. E praticamente niente, quando sono tornata sono stata premiata lungo la strada
da un bellissimo sole che stava quasi quasi per tramontare sul mare. E quando sono arrivata a casa, ovviamente, mi sono goduta un tramonto che ho chiaramente fotografato. Questa è stata un po' la mia giornata di oggi. Resta un Tu tramonto da invece? 1000 e una notte. Sì, guarda, sono molto diversi a seconda dei minuti in cui riesci a prenderlo, no? Come è normale, dallo stesso punto, per un minuto in più, un minuto in meno, i colori cambiano splendidamente, non sai se è più bello il primo o il secondo, infatti, così rischio di metterli tutti, cosa che non farò. E invece questa sera al porto ho visto tantissimi pescatori, anche pescatori con canna, che stavano serenamente, appunto perché quello che mi interessa è mostrare proprio questo senso di serenità di un popolo che non è un popolo guerrafondaio, che vorrebbe essere libero, perché credo che tutti gli esseri umani vorrebbero esserlo, no? Ecco, e questo popolo adesso sta per esempio cominciando a godersi qualche piccolo parco, qualche gioco, anche giochi per bambini che sono stati allestiti sia nel porto sia in altre zone di Gaza City. Perché Gaza City non dobbiamo immaginarla come un cumulo di macerie, è una cittadina dignitosa e in alcuni angoli veramente molto bella. Anzi, farò un articolo specifico su Gaza City perché, ecco, per esempio, quante università pensi che possano esistere in una cittadina così piccola? Te lo dico io, ne esistono oltre 10 università perché, i palestinesi, tutti, di Gaza, di West Bank, della diaspora, i palestinesi amano studiare. E quindi 10 università, te lo dicono, no? E le università purtroppo si pagano quasi ovunque, questo è un punto nero, ma è così. E nonostante questo le famiglie si tassano per far studiare i loro figli, qualche volta si tassano dall'estero, come potrai leggere in un articolo che è stato pubblicato dall'Antidiplomatico, e si tassano dall'estero per far studiare i loro nipoti, perché c'è proprio questo senso di famiglia che ha delle radici profonde. Che non è la famiglia del Family Su questo non ci sono dubbi. Senti Andrea, io credo se non hai domande da farmi, io ti lascerei perché mi stanno aspettando per un altro meeting. Se invece hai delle domande, possiamo stare ancora qualche minuto. Prima di chiudere, volevo dire ai nostri radioascoltatori che non solo Gaza, ma anche l'Italia, per esempio la Sardegna, ricorda bene, conosce bene gli effetti delle armi, dei bombardamenti Certo, continuati e prolungati. Non c'è da certo. E sorprendersi. dovremmo fare qualcosa per impedire che almeno quelle maledette esercitazioni che ci rendono più complici ancora, no? Possano essere vietate. Dovremmo fare qualcosa, dovremmo impegnarci, organizzarci soprattutto. Comunque i compagni e gli amici sardi mi sembra che si muovano abbastanza bene su questo. Bisognerebbe sostenerli un po' di più. Ok. Ciao Andrea, ti auguro Ciao una buona Patrizia. serata. A presto, Buona ciao. serata a te.